Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. In occasione di Art Dream International 2018, Alessio Alessi presenta un dipinto. Però questo dipinto che abbiamo alle nostre spalle tradisce l'altra sua passione, in quanto è la rappresentazione del suo studio. Il suo studio, e poi come potete vedere c'è un torchio, perché lui è molto attento, molto appassionato per le incisioni. E questo dipinto, che è il suo studio particolarmente, quello che è interessante è che vediamo anche un quadro alla parete, che è un quadro bello grande che lui ha fatto e l'ha messo nella parete. Pertanto il suo studio comprende i suoi attrezzi, in più quel quadro che lui ha fatto attaccato alla parete, cioè ha voluto dare un'immagine di quello che ama lui, cioè la pittura, le cose belle, l'arredamento. È un, oserei dire, un artista raffinato. Ecco, quindi un quadro che fra l'altro, come dicevi tu, vede presente un quadro nel quadro, sì. Quindi anche questa è un'eccezionalità, che racconta uno scorcio dell'intimità, sì, dell'artista, insomma un pezzo della sua vita importante, sì, con il torchio che appunto racconta la sua passione per l'incisione. E nelle incisioni comunque, notavo dal materiale che ha presentato per la mostra, nelle incisioni racconta anche in esse parte del suo lavoro d'artista, perché ci sono delle rappresentazioni del suo tavolo d'artista, ma c'è anche tanta Bologna. Indubbiamente Alessio è un artista che è sensibile anche alla propria città e si diletta a mettere in evidenza certi ponti, certi scorsi della città stessa, e questo è una forma molto positiva per l'artista, perché indubbiamente mettere nei quadri la propria città crea anche un rapporto privilegiato con il pubblico. Salve, la nostra ospite Margherita Lollini, una docente delle scienze sociali e che si occupa d'arte, e vorrei che mi parlasse un attimo di Cinzia Bertocchi, l'autrice delle opere alle nostre spalle. Innanzitutto, come si è avvicinata Cinzia Bertocchi all'arte? Cinzia Bertocchi è un'artista che ha vissuto una vita a metà, una vita per metà senza l'arte, e per l'altra metà invece ha iniziato a coltivare l'arte come modalità espressiva propria, privilegiata. E durante la prima metà è scorretto dire che proprio di arte non si interessasse. Infatti Cinzia Bertocchi ha sempre avuto una grande passione per il colore, per le forme, che però ha espresso in altre sue passioni personali. All'arte è approdata soltanto dopo ed è diventata la sua modalità espressiva prevalente. Però vedo che ha una tecnica particolare. Spiegami un attimo la sua tecnica e queste due opere alle nostre spalle. Certo, certamente la tecnica privilegiata a cui si dedica Cinzia Bertocchi è l'acquerello. L'acquerello, che è una tecnica di acqua, quindi di sfumature, di velature, che rappresentano una lente di ingrandimento dell'occhio sia dell'artista che del pubblico che osserva l'opera d'arte. È proprio la leggerezza dell'acquerello e la lievità che hanno attratto Cinzia Bertocchi, che ha intrapreso lo studio di questa tecnica, che sta ancora esplorando e a cui si dedicherà ancora per perlustrare tutti gli effetti artistici di questa tecnica. Questi due quadri, mi sembra che ci sia una tecnica anche un po' diversa qui. Sì, sì, sì. E in questo quadro in particolare Cinzia Bertocchi ha preferito usare, anziché il solito, l'usuale, consueto acquerello, invece il gessetto. Il gessetto, che è polvere
ma come dice Cinzia Bertocchi, ricorda la sabbia, ricorda una materia primordiale che tutti noi conosciamo. Quindi come l'acquarello è acqua e quindi è vita, è fonte di vita, anche il gessetto è fonte di vita, perché ci riporta a un habitat iscritto in noi, nella storia dell'umanità, che è appunto il mare, la sabbia e questo tipo di ambiente. Quello che mi affascina di Cinzia è che, ma dietro una sua opera c'è anche uno studio, una conoscenza approfondita non solo della materia, ma anche, mi si passi l'argomento, un messaggio. Sì. Poi dopo invece abbiamo quest'altra ragazza. La ragazza Tuareg, la donna Tuareg, che è invece un'altra tecnica, quella dell'inchiostro. Anche l'inchiostro, come l'acquarello, vede la presenza dell'acqua, un'acqua che confonde, che crea una percezione confusa della forma, ecco, quindi non netta, non definita. E anche questa è sempre un'espressione, secondo Cinzia Bertocchi, di vita, perché ancora una volta la protagonista è sempre l'acqua. E i soggetti di questi due quadri sono due donne, ma due donne molto diverse. Infatti, in Senza titolo, la donna possiamo presumere sia una donna occidentale, una donna attiva, che guarda il domani, nel senso di affrontare la sfida, di accettare quella appunto che sarà la sfida del domani. Una donna quindi che è attiva e che è assertiva nei confronti della vita. L'altra donna, la donna Tuareg, è una donna passiva, subordinata alle tradizioni, e si vede anche sotto questa coltre di mantello. Quindi sono due donne molto diverse, ma in tutte e due le forme, le figure, ha voluto sottolineare una femminilità autentica che si vede attraverso la regalità e la posa di eleganza che hanno queste due figure, diverse ma quindi affini, ecco, in un certo senso. Margherita, io ti ringrazio di questa precisazione non solo molto reale ma interessante, e mi complimento con te per la tua puntualità e anche nel tuo modo di presentare due donne così diverse. Grazie. Spero di vederti in altra occasione e ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto, va bene? Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Arte come passione, ma anche come sfida quotidiana, quella di trasformare un ricordo, un sogno o una visione reale in un dipinto bello da guardare. Per la bolognese Egle Pierini Sartoni, la pratica dell'arte è iniziata come per gioco, trasformandosi rapidamente in una serie attività da intraprendere giorno dopo giorno, sperimentando per un continuo miglioramento. L'acquerello e la china sono i materiali prescelti, per quanto le campiture ricche d'accesi cromatismi ed il gusto per i colori intensi rivelino la passione per tecniche quali l'olio e l'acrilico, che magari prossimamente potranno essere affrontate.
classiche le tematiche che la Pierini Sartoni propone, ma le quali sa comunque donare tocchi di originalità, che paiono volerla portare verso sbocchi espressionistici. Paesaggi, ma anche figure, umane ed animali, nature morte, nonché tema che la pittrice non indaghi sulla carta. Presente alle principali esposizioni sul territorio bolognese, la Pierini Sartoni ha già collezionato un buon numero di vittorie in premi artistici a Bologna e provincia. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal.